Ragazzi, buon Wotoday e benvenuti incredibile sul primo episodio di Wuthering Waves. Incredibile, mamma mia! Considerate che questo video è un dramma da registrare. Io non sto facendo niente, sta facendo tutta la nostra signorina. Io non sto facendo niente, ci sta mostrando una mercanzia che mamma mia. Comunque, prima di entrare in discorsi abbastanza sus, perché stavo dicendo questo video è un dramma, ragazzi? Ci sto mettendo una marea di tempo a capire come registrare Wuthering Waves, perché come Genshin Impact ha delle impostazioni sus. Questo sarà tipo la settima volta che resetto OBS per provare a vedere se mi registra video. Dovrebbe funzionare, lo sto vedendo dalla finestrella sotto, quindi dovrebbe rendermi schermo, audio e tutto quanto. Purtroppo ci siamo persi la cinematic iniziale insieme, che è molto simile a quella di Genshin, dove dobbiamo scegliere ovviamente il personaggio maschile o femminile. Io ho scelto il personaggio femminile ovviamente per fare un collegamento spirituale con Genshin. E il video iniziale è un po' sus, dove c'è questa specie di idea e noi cadiamo di sotto e lei ci sorride, cadiamo nell'acqua, ma è l'acqua al contrario, e ci salvano le due tipe che probabilmente saranno i primi personaggi che incontreremo. Ovviamente non sappiamo il nostro nome, non sappiamo da dove veniamo. Classico Genshin Impact Starter Pack. Comunque, prima di addentrarci nel gioco, perché oh, incredibile, guardate, funziona il pad, pensavo fosse solo con mouse e tastiera. Perché Wuthering Waves? Questa cosa ve l'ho accennata, tra l'altro, nel video di Genshin Impact su Clorinde, che vedrete prossimamente. Vedrete prima quel video e poi questo qui, quindi magari lo sapete. Dopo il successo degli ultimi episodi di Genshin Impact, alcuni di voi mi hanno scritto: ehi, ma la sai tutta la storia con Wuthering Waves? Ah, perché non lo provi? Potrebbe essere simpatico. E uno di voi mi ha anche fatto la battuta che c'è una mega gnagna, e questa mega gnagna, secondo questo ragazzo, potrebbe attirarmi in Wuthering Waves. Come se io mi vendessi così per la prima gnagna. Incredibile, l'ho fatto, incredibile. Però a parte questo, ovviamente sì, io mi tengo informato su queste cose, ragazzi. Seguo il caso Wuthering Waves contro Genshin Impact, e a quanto pare Wuthering Waves sta facendo delle belle sberle a Genshin. Ad esempio, il banner di Clorinde, Wuthering Waves ha stravinto con la sua gnagna contro Clorinde, che tutti volevano Clorinde, ma poi Clorinde l'ha presa da questa qui misteriosa personaggio femminile incredibile. Wuthering Waves è passato da tipo 47esimo posto in Giappone al primo posto come top seller merch. Incredibile! E per il resto, a quanto pare, pure la prossima patch, la 1.1, ci saranno delle super gnagne, e invece Genshin offre un personaggio che si chiama Emily, che sembra veramente avere delle animazioni deboline, quindi probabilmente Wuthering Waves prenderà un'altra vittoria, e probabilmente lo scontro decisivo ci sarà quando uscirà Natalan. Insomma, ragazzi, tranquilli che seguo tutti quanti i Reddit, i social, tutti quanti su questo argomento incredibile, perché mi diverte leggerlo. È un argomento caldo e non potete capire i commenti che si leggono in queste community che si fanno war a vicenda. Una cosa esilarante. Comunque sì, io Wuthering Waves avevo in programma di portarlo, e quindi, dato che oggi sono libero, voglio provarlo a portare incredibile. E tranquilli che porterò anche Zenless Zone Zero, che dovrebbe uscire il 4 luglio, che dovrebbe essere l'ultima risposta della MiHoYo contro Kuro Games. Vedremo cosa succederà incredibile. Per quanto riguarda questo gioco, l'inizio è molto Genshin. Subito vi voglio dire che questo personaggio femminile, ad esempio, rispetto al personaggio femminile che abbiamo in Genshin, è ben megoglioni, scusatemi il termine, cioè, non vale solo per l'aspetto fisico, sembra più maturo anche un po' per le espressioni. Non lo so, è un feeling che mi è arrivato subito, quindi vedremo, ragazzi. Pure gli altri due personaggi, capito? Un po' sus. Le animazioni, guardate, non ho neanche fatto un tutorial, ragazzi, sono qui con voi, guardate. Guardate che cavolo di combo incredibile possiamo già fare. Ragazzi, guarda l'attacco caricato, wow. Possiamo fare l'attacco in salto. Allora, sicuramente è più frenetico di Genshin, ve lo posso dire da subito. Vedremo che succederà, ragazzi. Come si corre? Oh, ragazzi, la stamina non cala? Serio? La stamina è molto più tranquilla di Genshin, mi piace. Come raccolgo? Ok, cerchio, raccolgo le robe. È davvero tanto che non gioco a un gacha diverso da Genshin, ragazzi. Veramente tanto tempo. Poi i tasti più o meno sono uguali. E ovviamente questo gioco ha tutte caratteristiche diverse, ve lo dico. Ci stanno un sacco di meccaniche che io ho soltanto visto così. Cioè, puoi catturare praticamente i mostri e farli diventare delle abilità tipo Palward o tipo Pokémon, no? Ma triangolo che faccio? La schivata sus? Ok, sus. Ok. Ragazzi, ci vorrà un po', ve lo dico, perché qui... Ok, qual è la schivata sus? L'ho capita. So you still remember how to fight despite having forgotten everything? Wow, watch me lead the charge next time. No one messes with Masha. Questa è la Yomiya di poveri che parla. Ok, c'è un drago gigante. Io avevo letto su Twitter che il fandom di Wuthering Waves è molto legato al personaggio femminile, perché, come dire, ha sostanza. Però non credevo avesse così tanta sostanza. Wow! Drago Sharon, sei tu?
Quindi noi possiamo vedere gli spiriti e possiamo saltare i dialoghi, ragazzi, sono tutte feature incredibili. Are you injured from the fight? Cioè noi veniamo da un mondo fatato incredibile, sus. Yes, the one we built this statue for. Il mondo è molto particolare, ci sono queste creature strane che a quanto pare danno fastidio, però ci sono anche umani. Un po' tipo un Kaista Rail, però versione sus. Ah, ok, dopo che abbiamo parlato del drago sono venuti fuori questi tizi sus. Ok. No, devo capire come si fanno le abilità, sinceramente, che non l'ho capito. Ok, non so che ho fatto, ma va bene così. Ah, ok, quello è l'attacco caricato. Ok, ho preso delle pezze importanti, posso switchare. Ma non dovrei schivare con tipo triangolo? È tutto fighissimo, ragazzi, l'unica cosa che non capisco è come si schiva. Ok. Ok. No, ragazzi, siamo seri? Mi posso arrampicare così per le pareti? Wow, ragazzi, queste sono tutte cose assurde che per uno che gioca solo a Genshin sono la fine del mondo. Beh, ragazzi, questo immagino sia il tutorial, poi potrò summonare, tipo, questa famosa waifu. Dovrebbe esserci il banner suo. Io volevo prendere quello scrigno lì, ma il gioco non mi fa andare in alto, quindi niente, ragazzi. Ma adesso figo, ragazzi, eh? Ok. Jinjo is the safest place around here. Ok, questa è la città sus. Right? Now it's time to use the glider module. Rover. Ma devo usare. Vabbè, ok, l'aliante classico alla Genshin, va bene. Carino che te lo danno subito. Questo aliante non è come l'aliante di Genshin, è proprio una creatura. Ok. Yeah, we're in a dormant tacit field, right? Why did you come here by yourself? Ok. Ok, ci punta tantissimo questa. Ah, questa c'ha un animaletto sus uscito da Palward. You are all right, it seems. Ah, questi sono tipo dei sensori, quando diventano rossi ci stanno cavoli per noi. Ok. Ok, loro hanno dolore e noi no, pure questo molto Genshin. Wow. Eh sì, noi vediamo questi mostri sus, vedi? Ah, ok, era uno. Ok. Oh, ah, c'è la schivatina sus, ok, perfetto. Ok, beh sì, il combattimento è molto spicy, eh. Devo imparare assolutamente a schivare meglio, eh. Ah, ok, oh, ok. Ok. Ho finito la stamina tantissimo. Oh. Ok. Beh, il combattimento, se prendi il mood, è figo, devo dire. Ok, mo vola. Counter attack. Mamma mia, ragazzi, quanto meno. Oh, guarda, 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 lì. Ok. No, ok, ho fatto pre un counter. Ok. Ah, figo! Gli ho pure mosso quando gli rompi il break! Fighissimo! Fighissimo! Ok! Completamente diverso da Genshin, ragazzi. Completamente diverso. Ah, vedi, siamo attirati! Da questi, dal potere dei nemici li assorbiamo e per quello che possiamo usare il loro potere. Vedi, ha senso, va bene. Ok, ragazzi, sinceramente per adesso tanta roba, ragazzi. Wow, claim all. Ok, è parecchia roba, deduco.
Mi sa che questa è la waifu che mi avete detto voi, questa tizia Yin Lin. Ok, sembra assurda. Ma le salmone non le posso fare ancora io. Sì, c'è il sistema della stamina che è molto susso. Ok, abbiamo eliminato un golem. Assorbi. Abbiamo trovato un golem verde. Wow. Ah, i mostri sono i trinket, tra virgolette. O sono passive? Ah, sus. Ah, eccola, vedi, posso usarla. L1 è quadrato. Wow. Ragazzi, ok. Sono un po' confuso, ma va bene così. Sono tante informazioni tutte insieme. Allora, l'unica cosa è... Ok, lei fa tipo casua, mi piace. Questo è 9. Ma c'è un tasso di difficoltà, cioè nel senso... I livelli volano? Forse ecco perché mi diceva di portare su di livello il personaggio. Ragazzi, sono intrigatissimo, scusate se sono di poche parole, ma sto cercando di entrare nel mondo di questo gioco. Però adesso mi viene da ammazzare tutto, capito? A quanto pare tutto può essere droppato, vedi? Ipotizzo vengano fuori delle belle combo alla fine della fiera, eh? Puoi fare delle combo interessanti. Eh sì. Ok, fighissimo. Se arrivassi a poter fare le summon non sarebbe male per questo primo episodio, ragazzi. Vorrei dire tante cose, ma non vorrei dire cagate, quindi preferisco aspettare un attimo per entrare nel mood meglio, soprattutto quanto riguarda i tasti e tutto il delirio. È molto simile a quando ho iniziato Genshin la prima volta, che ero un attimo rincoglionito, ragazzi. Un sacco di informazioni sus e un sacco di gnagna. Io spero, tra l'altro, tuttora che il video si veda, ragazzi. Sono terrorizzato che non mi stia registrando niente. Però mi dice che sta registrando OBS, quindi vedo un simbolino sus, quindi. Carine le animazioni, ok, 4 stelle mi ha dato lei, ma non gli posso dare le stesse resonance che do agli altri? Ah no, ah mamma mia ragazzi, amici, qui sarà un delirio. Per quanto riguarda il livello, non so se conviene portarle su di livello, però vedo che i livelli sono sus. Attiviamo il Nexus. Ok, molto figo. Ok, queste sono apparentemente le statue di Genshin di Arkon. Ah, è un ascensore. Find Yang. Ok. Eccola qua la nostra Yang. Vabbè, ragazzi, alcuni dialoghi ve li sto tagliando, ragazzi, per cercare di mettere più gameplay possibile. Però come video, ragazzi, direi che non è male. Ok, seguiamo questa. C'ho ancora un po' di tempo, ragazzi. Arrivo a fare summon, che però non è detto che adesso trovo la waifu leggendaria, non credo, sia così facile. Per adesso, ragazzi, solo waifu sto vedendo. Non ho trovato ancora un NPC maschio. Credo ci siano, eh. Pure questa, ragazzi, è intrigante. Ok, abbiamo parlato con questa signorina che ci ha detto che ci darà una mano, credo di aver capito. Ah, carino. Questo è tipo Sumeru. Carino, va bene. Piace. Ah, il nostro nickname è Rover, vabbè, si può fare. Ok, attiviamo questo teleport sus. Dai, simulazione sus, ragazzi, così proviamo pure sta Baisi. Ah, lei combatte con il suo pet. Beh, carina l'idea. Il lupo è fighissimo, mi piace tantissimo. Beh, è molto frenetico, ragazzi. Prendi le combo per fare tante delle robe assurde. Quello che non capisco ancora sono gli elementi. Se gli elementi ci sono, tipo Genshin o no. Buono, 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 con calma. Ok. Carina la ulti sua. Ok, lei non lo sa che mi attira tantissimo lei che combatte con sto pet, assurdo. È carino pure il design di staffare, mi piace. Dai, sicuro adesso esce fuori un bestione che dobbiamo ammazzare noi, dai, sul palese. Ok. Ed è incredibilmente femminile pure lei. Ai ai ai, caramba, ragazzi. Deep Mother.
Se state vedendo questa clip incredibile, vuol dire che finalmente ho iniziato a provare a portare sul canale Wuthering Waves, perché sinceramente me l'avete chiesto in tanti, soprattutto nei ultimi video di Genshin, e soprattutto un ragazzo di voi mi ha scritto su Instagram, link in descrizione, il banner della 1.0 c'è una gnagna che potrebbe attirarti parecchio, ragazzi. E quindi, se ho cominciato a conoscere i miei gusti spice, ho detto, ehi, mi vedo il trailer di questa presunta gnagna incredibile che si chiama Yin Lin. Io non so niente di questa signorina, io non so in generale niente di Wuthering Waves, quindi figuriamoci. Kuro Games loro sono, ok. Ragazzi, sono curioso di Wuthering Waves, ragazzi, eh. Allora, vediamo un po', eh. Ok, ragazzi, già sono preso. Attenzione, mi basta poco, ragazzi, a me, per essere attirato. Che è un pregio e un difetto allo stesso tempo. No, usare marionette, no, ragazzi. No, è waifu istantaneamente. No, ragazzi, è finita. Ragazzi, se non si è capito, io adoro le marionette, quindi capirai. Waifu cosa le marionette. No, vi prego. Ragazzi, che mi state facendo vedere? Io non voglio shoppare Wuthering Waves. Spero mi diano delle pull gratis, ragazzi, altrimenti quando la prendo questa? Ok, che al potere elettro l'avevo intuito. Ragazzi, ma che design c'ha? Ragazzi, io non so com'è il mondo di Wuthering Waves, ma è assurdo. No, ragazzi, il suo design è qualcosa di spaventoso, Pure la voce sus. Ragazzi, ma che mi state facendo vedere? Ma che è questa roba? Cioè, combatte con la marionetta. No, dai. E ovviamente, mossetta all'arlecchino, ovviamente, step on me. La voce è un pochino sus, però lei di design è qualcosa di allucinante. Ragazzi, questa sta per fare qualcosa di assurdo, lo dico, Ah, aveva messo una bomba, vedi? Se ho capito bene, questo personaggio qui è del banner 1.0. Cioè, questi partono col carico da 90, da 900, neanche più da 90. Ragazzi, vabbè, ragazzi, una bella posina su. Arlecchino reference. Voglio rivedere un attimo due transizioni che secondo me meritano un premio. Questa transizione qui è assurda. Questa transizione, ragazzi, è qualcosa di spaventoso. Posso darvi 34 motivi per il quale questa signorina la conosceremo molto bene tra un po'. Conosceremo tutto di lei. E l'altra transizione è questa, ragazzi. Ma che diavolo è questa roba qui? Questa qui, ragazzi, è spaventosamente tanta roba. Ragazzi, io non lo so come finirà il primo episodio di Wuthering Waves, se ho summonato per lei, se l'ho trovata, non l'ho trovata, non lo so. Però, indipendentemente da tutto, Wuthering Waves è da tenere sott'occhio, in tutti i sensi. E non dico altro. Kuro Games, ottima partenza. Ragazzi, che cosa siamo voi e ci vediamo nel video di Wuthering Waves, quando sarà incredibile. Quindi ci vediamo nel video. Ok, ragazzi, abbiamo sbloccato il banner della vita. Prima pull in assoluto, però mi sta dicendo lui di farla, quindi credo sia abbastanza scriptata. Non so se è scriptato, ragazzi, mi ha detto lui di farla e ho trovato lei, quindi. Mamma mia, ragazzi, quanta roba c'è! Ma io non so quali sono i personaggi più fighi, sono tutti carini. Questa mi sa che l'ho vista, è quella che fa Kung Fu, ok, metto quella che fa Kung Fu perché mi attira. Voglio provare a summonare per lei, ragazzi, con 30 pull non credo la troveremo mai, ragazzi. Il mio culo l'ho dato per trovare Chlorine e l'abbiamo trovata, non penso troveremo mai lei con 3 tentativi. Lui mi sembra un Chad incredibile. Però, come dire, lei ha il fattore gnagna. Ragazzi, io ci provo, se la trovo urlo, eh. Però, ripeto, ho trovato Colorind, quindi la vedo difficile. Vai! Viola, una cosa così. Pistola sus, pistola sus, spada sus. Ok. Vabbè, non abbiamo trovato niente. Ranger Dungeon. Oh, un personaggio nuovo! Dungeon! Ok. Vabbè, ho trovato un personaggio nuovo, ok. Dai! No, viola lo stesso, ragazzi. Vabbè, è ovvio che non la potevo trovare, su, dai. Era troppo epico trovarla nel primo video. Ok. Un altro personaggino sus, magari? Dai! Lui mi sta già simpatico, ma allo stesso tempo deduco non sia forte, non lo so.
sensazione di feeling così. Una botta di culo, così, incredibile. Vai, 3-2-1, incredibile, vai, mamma mia, non voglio vedere. Niente, ci ho provato, ragazzi. Ve l'avevo detto, ho usato tutto il godo per Clorinde. Non era possibile trovare pure lei oggi. La troveremo magari nei prossimi episodi. Ah, abbiamo trovato Mordefi, il tizio che abbiamo incontrato poco fa, Sus. Per 8-10, mi sa che conviene fare questo, che dite? 20% di sconto, proviamo, dai. Magari troviamo un 5 stelle qua almeno. E dai, 5 stelle, questo è garantito però, è tipo il pacchetto di Noel a inizio gioco di Genshin, eh. Se trovassi la tipa che fa Kung Fu, sarei soddisfatto, ragazzi, eh. Dai, la tipa che fa Kung Fu, dai, almeno quella. E niente, deve arrivare, ragazzi, mai una gioia, ho trovato il Lion Boy. Però il Lion Boy è 5 stelle, quindi deduco sia forte, no? È una copia di lei, vabbè, ok. Vabbè. Vabbè, primo 5 stelle, Lion Boy. Ho un ticket, usiamo il ticket qui. Ah, garantita? Yo, garantita? Ma come funziona il beat in questo gioco? Era scriptato, ragazzi? Ragazzi, GG per noi, che vi devo dire? Ok. Vabbè, all'inizio, ragazzi, ci sta, eh. Questi sono tutti banner standard. Pure avere un po' una botta di fortuna all'inizio. Però già ho trovato la tipa che fa Kung Fu. Non male. Cadenza, un'arma viola, ok. Ora abbiamo trovato un'altra copia di questo qui simpatico. Slasher, ho trovato una spada viola, ok. Primo episodio, mi ritengo abbastanza soddisfatto. Se poi troviamo pure la waifu elettro, va bene così. Però già l'ho trovato lei, mi ritengo soddisfatto. Non so com'è, non so come sono i ranking dei personaggi. Ora poi mi vedrò qualcosina. Che cosa siamo voi, ci vediamo nel prossimo episodio incredibile. Woo!